Everybody's talking at me. I can't do a word to say. Insegnare a montare a cavallo significa creare delle abitudini. Tutti noi abbiamo buone e cattive abitudini. Le vecchie abitudini sono sempre dure a morire. Tutte le abitudini sono difficili da togliere, da cambiare. In Italia ci sono delle vecchie abitudini che sono buone e che non si devono perdere, come montare in avanti. Per noi non è necessario montare come i tedeschi. Loro montano molto bene, ma hanno cavalli grossi e pesanti, con i quali è necessario stare indietro. Non è il caso del cavallo di Susanna, che non è un cavallo freddo, ma che ha la struttura di un cavallo tedesco puro sangue. Una vecchia abitudine italiana che dobbiamo correggere è quella di tenere il piede inforcato completamente nella staffa fino al tacco. In questa posizione è molto difficile tenere flessa la caviglia e il tallone più in basso. Lasciate che siano i vecchi cavalieri a montare così. Io sono un vecchio cavaliere, ho montato negli anni 50 e 60, ma sono cambiato coi tempi. Una volta tutti facevano così, come facevano una volta. Anche voi dovete cambiare coi tempi. Now we put the stirrup so we can flex the ankle. Un'altra vecchia abitudine che non favorisce l'equilibrio del cavallo è quella di montare con le mani troppo basse all'altezza del garrese. No, in questo modo i cavalli diventano sordi e pesanti in bocca. Su, giù, a sinistra, a destra. Le mani devono giocare, bisogna usare le mani. C'è un'altra vecchia abitudine, una specie di moda, impugnare le redini a ponte, mettere le mani basse. Si può fare con i cavalli da corsa. Nei percorsi dei vecchi tempi gli ostacoli erano più grossi, sì, più grossi, ma disposti su linee facili e dritte, non su linee tecniche come attualmente. Adesso è tutto più svelto, è necessario essere più versatili, bisogna sapere usare le mani, le gambe, gli occhi. Io sono un istruttore noto per essere molto severo nel controllo della posizione. Penso che un cavaliere monti molto meglio se ha un buon assetto. È una questione di metodo. Se un cavaliere trotta, galoppa e salta in un modo, non è detto che sia giusto o sbagliato. Dipende dalle circostanze. Gli americani ed i francesi montano con il movimento. I tedeschi, invece, sono dietro al movimento. Intendiamoci, non dietro al cavallo. Il sistema americano, invece, copia il sistema francese ed italiano nel modo di trottare, galoppare e saltare in questa posizione. È ovvio poi che se ci sembra necessario essere più forti negli aiuti, possiamo ad arrivare ad uno spostamento arretrato del busto e montare quindi anche noi dietro al movimento. Ma questa non è la norma. Per il nostro genere di cavalli insanguati e leggeri, questa è una monta troppo pesante. Con i grossi cavalli tedeschi non c'è problema. Ma ve li ricordate Posillipo e Merano? I cavalli di Raimondo. No, siete troppo giovani. Io ho gareggiato contro di loro e sono sempre stato battuto. Erano cavalli leggeri e puro sangue e non si potevano montare dietro al movimento. Sarebbero diventati matti.
Anche St. John, il mio meraviglioso cavallo, andava montato in questa posizione. Ora vi mostrerò tre diverse posizioni del busto. Make that martingale longer. See, you don't want to break the line. You don't want to pull and feel that martingale unless the horse is way up with his hip. Now I'm going to show you three ways to ride. Well, pull it as far as you can. Just pull it as far as you can. Then I'll tell you. Now we're just gonna jump this one jump. Eseguirò questo singolo salto e voi guardate la differenza. Questo era il primo modo, e ora il secondo modo. E questo è il terzo modo. Avete visto le tre posizioni? Qual è la differenza tra le tre posizioni? La prima posizione è ciò che noi chiamiamo dietro al movimento e in certe occasioni è molto utile. Per esempio, in completo, molte volte si monta in questa posizione. Tu però sei sempre in questa posizione, tu quasi sempre. Invece la seconda posizione è quella che noi chiamiamo con il movimento. È più semplice sia per il cavallo che per il cavaliere. Avete notato come fosse più leggero e più dolce? Avete notato la differenza? E la terza posizione com'era? Era davanti al movimento. Si vede ancora questo tipo di monta in Italia? Una volta in Italia si montava così. È una questione di angoli, di questo angolo. Ora sono davanti al movimento, ora sono con il movimento, ora sono dietro al movimento, adesso sono con il movimento. Adesso sono dietro al movimento. Ora sono con il movimento. Ora sono davanti al movimento. Adesso sono con. Say
Questo è il modo più facile. Questo è ciò che intendeva Caprilli. Caprilli intendeva questo.